Alle 15.55, cioè alle 6 meno 5, le 4 meno 5. Oggi mattina abbiamo 15-16. Del 15 dicembre 2016 sta uscendo il vulcano di Porsia. Sempre alle 4. Alle 4 della tarde. Oh, è da notare che prima il vulcano è uscito da quest'altra parte, qua sotto casa, alle 13.30, e ha fatto in contemporanea il terremoto a Norcia, Norcia, Cascia, al quadro del Tronto. Fino a quel momento, da un'ora prima, i sismi su nell'Alto Lazio erano tutti nell'ordine di 1 e 2, 1 e 3. Si è avuto il picco proprio nel momento in cui è uscito il vulcano, qua. E non è stato un grande terremoto, è stato un 2, che comunque si è diversificato dal resto dei sismi che l'hanno preceduto e che l'hanno seguito. Eccolo qua, questo è Porzia, a Cantalice, dietro la collina Cerieti, a 4 km, in linea d'aria pure di meno. Io l'ho scritto in un post ieri sera di Google Più, ai Reatini. Se non ci credono, non è che debbano andare all'estero a vederlo. Qua fanno 10 km. Vengono qua dove sto io, oppure a Collevicchio lì, alla casa dell'ex sindaco Fabio Dinisi e Figorilli Giuliana, che ti riedi pure, la moglie. Là c'è un bel piazzale, anche 20 macchine c'entrano. E da là si vede questo spettacolo. Oppure su ai confini, lungo la vecchia strada che faceva da confine, e si trova un posto non coperto e si vede là. E possono vedere lo spettacolo della nascita del vulcano alle 16. Beh, la mattina non è indicato perché quella delle 8 o le 7, non ricordo, le 7 fa freddo, c'è nebbia. Sarebbe un viaggio a vuoto. Questa qui all'80% dei casi, delle volte, l'eruzione delle 16, se la vedono, possono vedere con i loro occhi. Quindi non è un racconto, se lo vedi con gli occhi tuoi, che cazzo vuoi dire? Se lo vedi con gli occhi tuoi, nemmeno agli occhi tuoi credi? Ma questo si è sfogato prima e adesso ha fatto poco poco. Quindi io non spreco manco le batterie qua, chiudo subito. Queste sfumacciatine piccole, c'hanno poco senso per lo spettacolo.